Presentate in comune la campagna Nutrire Ravenna e le iniziative per implementare il recupero e la distribuzione di beni alimentari alle persone in difficoltà economiche. Nelle prossime settimane, dal 19 settembre al 13 novembre, si darà visibilità alle attività di volontariato e ai volontari che operano all'interno del tavolo delle povertà, coordinato dall'assessorato alle politiche sociali del Comune, adottando lo slogan Sostenibilità, Sobrietà, Solidarietà. La rassegna che nasce dal tavolo povertà, in particolare un gruppo si è dedicato alla organizzazione di questa rassegna. Il progetto è un progetto che prevede la coprogettazione tra associazioni, comitati e comune, e nonché anche ASP, che è la parte operativa dell'attività del servizio sociale per il comune di Ravenna, una coprogettazione che ha dato origine a una rassegna che ha il doppio aspetto, quello di operare una concreta azione anche innovativa di pratiche, e quindi vanno dalla cena condivisa alla colletta alimentare che viene rinnovata anche fuori le date ordinarie promosse dal Banco Alimentare, alla anche inaugurazione di un nuovo centro di accoglienza per persone che non hanno casa, e questo a Piangipane. Ma poi sono attività di studi e di ricerche, perché la finalità è quella di educare a non spreco, e questo richiede un cambiamento di comportamento individuale. Noi dobbiamo agire un cambiamento che, partendo dalla nostra volontà di dare valore al cibo, quindi la sacralità del cibo che si aveva un tempo, il pane non si butta, oggi la dobbiamo riprodurre in un'organizzazione del nostro consumo che sia più responsabile. Una rassegna a tutto tondo, come si dice, che parte dalle pratiche nuove che vogliamo intraprendere, ad avere una visione critica, politica, sociale, anche sul piano nazionale contro la povertà. E la giornata del 17 è una giornata di studio, ma è anche preceduta da una giornata in cui si presenta questo documento Alleanza contro la povertà, che è un cartello, un documento sottoscritto da un cartello di associazioni, sindacati, che merita, con la sua proposta di reddito di reinserimento sociale, una grande attenzione in un tempo in cui abbiamo bisogno di fare politiche che non siano solo a intermittenza, ma che siano strutturali, costanti, e che vadano a rivolgersi a quelli che sono proprio senza reddito. Sono Enzo Morgagni, faccio parte del tavolo della povertà. In particolare, in questa iniziativa abbiamo promosso un gruppo di lavoro che da mesi si è applicato a questo obiettivo, che ha progettato e poi organizzato e gestirà un po' tutto il ciclo delle iniziative, con particolare attenzione all'iniziativa che è poi il cuore di tutto, che è il seminario, il convegno del 17, un giorno intero di lavoro con relatori che ci faranno il punto sulle ricerche sulla povertà alimentare e sugli tipi di intervento, in particolare nella regione Emilia-Romagna, nella regione Toscana, il tipo di attori coinvolti e i bisogni che ci sono, sia di aumentare in quantità e qualità l'offerta di cibo, e soprattutto migliorare il coordinamento e l'innovazione organizzativa tra i vari attori pubblici e privati che intervengono in questo campo, quindi dai comuni al Banco Alimentare, a tutta la rete dell'associazionismo che da noi è ormai ben coordinato all'interno del tavolo comunale per le povertà.